L'impressionismo. A partire dagli anni 60 dell'Ottocento, alcuni artisti francesi sperimentarono un nuovo modo di osservare e rappresentare la realtà, senza aderire alle mode accademiche apprezzate dal grande pubblico. Essi cercavano di osservare la natura e di coglierne la prima impressione visiva, quella che l'occhio riceve senza soffermarsi sui particolari. I colori venivano accostati sulla tela e non mescolati tra loro. È il nostro occhio a sintetizzare le singole parti di una visione, percependo l'effetto d'insieme. Gli impressionisti studiarono i fenomeni fisici e percettivi della luce. Per questo motivo essi preferivano lavorare all'aria aperta, en plein air, con la luce naturale del giorno. Fu abbandonata la prospettiva geometrica. La percezione dello spazio veniva affidata alla distribuzione dei pesi cromatici, al rapporto tra luce e ombra, ai tagli compositivi impostati sulle diagonali. Impressione sole nascente di Claude Monet è il primo quadro impressionista della storia che ha dato il nome a tutto il movimento. Nel 1874 il critico d'arte Louis Leroy, visitando la mostra di Monet e compagni presso lo studio del fotografo Félix Nadar e osservando questo quadro, decise di intitolare la sua recensione su una rivista Mostra degli impressionisti. Da qui venne il nome a tutto il movimento. I nuovi soggetti della pittura impressionista erano paesaggi naturali, scene di vita quotidiana nelle grandi città, gli interni del caffè, i teatri, le strade, le fabbriche. Soprattutto si analizzava lo stesso soggetto in condizioni atmosferiche, climatiche e di luminosità diverse. Tra i principali interpreti del movimento ricordiamo Édouard Manet, il precursore, Claude Monet, il più tipico e forse celebre, Camille Pissarro, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley e, almeno all'inizio, Paul Cézanne. La storia degli impressionisti fu accompagnata da aspre critiche e dal rifiuto iniziale del pubblico. Eppure essi riuscirono ad avviare un nuovo corso per l'arte, aprendo la strada ai nuovi linguaggi del Novecento.